Ciao ragazzi, dopo tantissime richieste che ci avevate fatto per vedere i nuovi video nella campagna, finalmente siamo riusciti a registrarne uno nuovo. Quindi spero tanto che vi piaccia e mettete un bel mi piace se volete vederne altri. La piantiamo dentro, come si può chiamare? Un'anfora. Otre. Otre. Coccio. Orcio. Coccio. E all'orcio abbiamo tolto la base. Come facciamo a vedere che abbiamo tolto la base? In pratica sotto non c'è la parte, non c'è il fondo. Quindi abbiamo tolto questo pezzo qui una volta. In modo che sta direttamente a contatto con il terreno. E quindi poi dopo può fare le radici, le può... Fin sotto la terra. Sì. Quindi questo sarà soltanto un contenimento laterale. Adesso stiamo riempiendo con la terra. Lo riempiamo tipo per metà, più o meno. E anche l'outfit di Federica per fare giardinaggio. Stivali, pantaloni rosa, maglietta col pizzo. Che poi è carinissima questa maglietta. Questo è l'etame stallatico. Questo è stallatico, biologico. Biologico? Pellettato vuol dire che... È così, stai toccando la cacca? Ma sto toccando la cacca, ma in campagna si fa questo ed altro. E mettiamo una mischiata di letame col guanto, ovviamente. Vabbè, diciamo che è il guanto perché c'hai una ferita, quindi se no a piene mani, cioè proprio. E continuiamo a mettere il terriccio. Direi un po' di aprirle le radici. Non si vede benissimo perché è nero su nero, però in pratica da quando lo sformate lo smuovete un po', sì, in modo da dare un po' di aria. Mettiamo altro letame. Abbondiamo. Adesso arriviamo fino in cima. Fede ha preso anche queste margherite. Che sono queste margherite? Pratoline. Con tutta la radichetta. E le si possono mettere dentro. Quindi questo, se magari volete decorare dei vasi, delle aiuole, potete fare così, giusto? Così avete già il fiorellino formato, già la piantina formata. Tanto questi qui stavano nell'orto, quindi nell'orto non ci possono stare, cioè, sarebbero state da tagliare comunque. E noi le salviamo. Voilà, fatto. Dopo vedrete tra qualche tempo la vite formata, insomma, quale sarà il suo percorso. Allora, oggi riempiamo queste fossette, questi avvallamenti che ci sono alla base degli alberi con un po' di terra. Questo è il terriccio e questo riempimento servirà a dare un po' più di nutrimento all'albero. Allora, abbiamo messo un po' di terriccio, lo spalmiamo bene sulla fossa. Probabilmente dal video non si vede l'avvallamento, però appunto ci sono queste insenature. Allora adesso stiamo mettendo un po' di leguminose. Sì, ho messo il favino. Il favino, e prima abbiamo messo la soia. Sì. E questo perché è ricco d'azoto. Perché poi nelle radici si fisserà l'azoto e quando le pianticelle saranno belle alte le sfalceremo, le lasceremo ad asciugare per qualche giorno e poi le interreremo in questo... E quindi questo è tutto nutrimento? È tutto nutrimento. Allora. Cioè non stiamo mettendo i semi per far nascere i legumi, ma per far sviluppare questo azoto. Esatto. Copriamo con il terriccio. Il cippato che cos'è? Il trituramento dei rami secchi? Dei rami, della potatura. Della potatura. Allora, il cippato serve a dare aria al terreno perché eviterà che si compatti troppo
e poi quando andrà in decomposizione rilascerà comunque delle sostanze, quindi sarà una sorta di concime, chiamiamolo così. Quindi cospargiamo sopra questa cenere per arricchire di potassio. Un po' compattata. Sì, siamo inumidita. Adesso si è asciugata, però è diventata... Ok. Anziché prendere le cose chimiche che danno sapore, ci si può mettere la cenere. La cenere serve proprio per dare sapore. Perché ha il potassio. Sì, è ricchissima soprattutto di potassio, ma anche... Anche di altre cose. Sì, ma soprattutto potassio. E poi finiamo, se non dovesse bastare ne mettiamo ancora. Noi abbiamo dato già lo stallatico. Sotto alla base c'era lo stallatico, non l'abbiamo detto, ma la prima cosa che si mette l'altra settimana, insomma, ci siamo passati tutti quanti gli alberi, e la prima cosa alla base è lo stallatico e poi questi strati alternati di terriccio, leguminose, cippato, cenere e terriccio per coprire del tutto. Mettiamo altro letame. Ok, e ricopriamo completamente. Che già in realtà con gli strati che abbiamo messo prima si è attenuata molto la fossa. Sì. Si è riempita. Quando il nostro compost sarà pronto? Sì. Aggiungeremo il compost, aggiungeremo il cippato che faremo e così a mano a mano si livellerà sempre di più. Questo non basta, però va bene. Ok, piantiamo questo alberello che si chiama albero del cioccolattino. Sì, pianta del cioccolattino, cioccolattino. Perché fa Achebia chinata. Guarda, fa dei frutti un po' molli, che il sapore ricorda appunto quello dei cioccolattini. Eccoli qua. Allora, qua abbiamo fatto la buca. Adesso mettiamo il terriccio e il letame. Letame. Ok, siccome non deve andare a contatto con le radici, mettiamo un altro po' di terriccio. Pianta rampicante, quindi l'abbiamo messa vicino a questo reticolato, a questo arco. Questa pianta mi piace perché fa i fiorellini viola. Mettere due perché ha bisogno di un'altra pianta per poter fare l'impollinazione. Si chiama impollinazione incrociata, infatti vedete qua c'è l'altra piantina, qua si vedono meglio i frutti. E adesso quindi andiamo a piantare l'altra. Allora, stiamo adesso facendo un solco. No, papà, non prendo né a te né a mamma, parlo io. E ci andiamo a mettere il letame tutto lungo il solco. Intanto abbiamo scelto la posizione mettendo questi pali. Sì, quello e giù di là, dove metteremo la rete e i piselli potranno arrampicarsi. Mettiamo tutto quanto il letame e andiamo fino in fondo. Mettere sopra il terriccio
Camillo, non è per te. E ci mettiamo i pisellini. Scusa, sono fucsia perché? Per proteggere il legume, però fa male perché comunque... Quindi questa volta li utilizziamo così, sì, perché ce l'abbiamo, la prossima volta li utilizzeremo biologici. Troveremo una semenza bio. Rimettendo la terra di prima. Pisello mangia tutto, questo è il primo fiore, guarda Elisabetta, il colore del tuo giaccone, è meraviglioso, il pisello mangia tutto, si mangia con tutto il baccello perché rimane molto tenero, dolcissimo. Allora, piantiamo le patate, adesso facciamo un solco come abbiamo fatto per i pisellini. Le nostre patate sono miste e non abbiamo comperato quelle da semenza, ma stiamo utilizzando quelle che hanno germogliato nei sacchetti. Quindi ci sono un po' di patate a pasta gialla, viola. Questa l'ho ritrovata, guardate che radice che ha fatto, questa è una e poi ne ha fatta una lunghissima. Eccola, ho fatto questa radice lunghissima, l'ho ritrovata per caso quando ho messo a posto l'altro giorno il cassettone e c'era questa patatina super radicata. Super trendy. Super trendy. E poi questa è una. Ah, è una. Se la tiriamo fuori. Ok. Bene. Allora, come vanno preparate le patate per essere piantate? No, quando è così, quando è così una basta, e una e basta. Si mette quando, direttamente. Sì. Quando c'hanno più occhi, più germoglietti. Sì, allora guarda, la tagliamo così a metà. Perché qui c'hanno due occhi, è perfetto. Uh-huh. E qui ce n'hanno altri due. Questa uguale la tagliamo così. Ok, vedi che questo era e sopra andiamo a mettere il terriccio, quindi proprio come abbiamo fatto prima, questo per non far stare a contatto l'ortaggio direttamente con l'etame. Adesso possiamo metterci le nostre patate distanziate ovviamente tra loro, le andiamo a mettere a una distanza di un palmo e mezzo più o meno, 30 centimetri, sì, una cosa orientativa, e adesso possiamo coprire, quindi chiudiamo il nostro solco con la terra che era stata smossa prima. Annaffiamo anche qui sotto i teli dove abbiamo piantato cicoria, spinaci e biete. Annaffiamo anche le piante sotto la serra, qui abbiamo il kumquat che è buonissimo. Sono una droga i frutti perché sono davvero squisiti. Anche quello laggiù che è il cedro. Questo è il limone giapponese. E questa è la nostra mini serra. Che bella! Questo qua è un chinotto. Questo ce l'avevamo prima sul sì. Balcone. Guarda Elisabetta, guarda, è tutto pieno di vegetazione sì. Nuova. E ci ha sempre fatto tanti frutti questo in realtà. Ci abbiamo anche fatto la marmellata. Oppure avevamo fatto i chinotti, i canditi, che erano squisiti. La serra dei limoni. Ed è pieno di limoni. Io spero tanto che questo video, nel quale abbiamo raccolto un po' di lavori vari fatti in campagna, vi sia piaciuto. Fra pochissimo uscirà il nuovo video dove vi faremo vedere invece tutti i progressi delle cosine che abbiamo fatto oggi. Io vi mando un grossissimo bacio, come dicevo all'inizio del video, se vi è piaciuto e volete vederne altri mettete un bel mi piace così ne faremo appunto altri. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!